Buongiorno ragazzi, qui è Arduino Schianato da iarforex.com e in questo video voglio parlare di un argomento molto molto interessante che riguarda da vicino soprattutto chi si avvicina a questa professione, ovvero la professione del trader, ma anche chi è da tempo che sta cercando, diciamo, la via per essere più costante, in questa attività. Prima di iniziare però vi chiedo ovviamente di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per ricevere tutte le notifiche e alla fine del video, qualora vi sia piaciuto, lasciare un mi piace. Una delle cose che accomuna tutti i trader è spesso l'incostanza, la difficoltà appunto di trovare una via che ci renda, diciamo, profittevoli in modo frequente, in modo costante. Ovviamente sappiamo che il trading è un'attività imprenditoriale, quindi non è possibile essere costantemente profittevoli in ogni posizione. Ci saranno anche mesi in cui il segno, diciamo, sarà leggermente negativo. Ma sto parlando di costanza e risultati nel tempo, quindi magari anche mensilmente, trimestralmente, annualmente. Questo è l'obiettivo di tutti noi trader. Una delle particolarità che io ho vissuto per la mia così, esperienza personale e che mi ha portato ad essere più profittevole nel tempo è quello di specializzarmi. Lo specializzarsi, qualsiasi sia l'attività che noi andiamo a fare, e in questo caso nel mondo del trading, credo sia una delle caratteristiche che noi tutti dobbiamo avere. Conosco bravi trader che però non sono specialisti di un mercato, ma sono molto curiosi e hanno provato molte cose, però poi tendenzialmente sono andati e sono diventati specialisti di una cosa. Io stesso posso dire che, seppur ho sempre amato di più il mercato delle valute, ho cercato negli anni di capire anche altri mercati, dal mercato obbligazionario al mercato delle commodity, al mercato delle azioni, degli indici, eccetera. Devo dire però che anch'io poi ho capito che il diventare specialista di una cosa è fondamentale. Quindi, che cosa voglio dire? Dobbiamo diventare specialisti. Quindi quello che è oggi il tema è specializziamoci. Specializzarsi significa prima di tutto capire che tipo di trader si vuole essere, su che mercati si vuole tradare. Voglio fare un tipo di trading, come dire, molto molto veloce, con molte posizioni durante il giorno e quindi dal profitto e perdita di tutte queste posizioni ne deriverà un profitto, oppure voglio essere uno sniper trader, quindi un trader che va un po' più di fino e magari invece cerca settimanalmente di darsi degli obiettivi facendo poche posizioni per poi arrivare a fine mese con un X, che è sempre un obiettivo. Quindi prima di tutto dobbiamo capire che tipo di trader vogliamo essere, quindi specializzarsi in che tipo di trader vogliamo essere. Non possiamo essere tutti i tipi di trader, prima di tutto. E poi che tipo di mercati vogliamo affrontare. Vi dico la mia: io, pur avendo fatto appunto esperienza su svariati tipi di mercati, sono sempre rimasto affezionato e ho sempre tradato il mercato delle valute. E oggi più che mai, anche se insomma è sempre stato così da quando faccio trading, mi sono specializzato, o comunque sto cercando sempre di più di specializzarmi in non tutte le coppie di valute che il broker mi offre per farci trading. E quindi io so e conosco e lavoro ogni giorno, ogni settimana, approfondisco le dinamiche dei prezzi delle principali coppie di valute che conosco a memoria. Quali sono? Come sapete, l'euro-dollaro, la sterlina-dollaro, l'australia-dollaro, eccetera, eccetera. Quindi quelle 3-4 coppie di valute che conosco a menadito, che queste 3-4 a volte, sapete, il Forex forma poi dei cross, e quindi se io conosco bene due coppie di valute che guardo costantemente, a volte andare sul cross diventa magari la cosa più conveniente, ma conosco già il movimento di quel cross. Quindi provate a capire quanto è più importante specializzarsi in pochi, pochissimi mercati, addirittura anche un solo mercato. Cioè, dobbiamo capire che trader vogliamo essere. Vogliamo essere un trader che fa solamente lo Standard & Poor's 500, l'indice di borsa americano, o vogliamo essere dei trader che fanno solo l'oro o solo l'euro-dollaro? Va bene, ci sta. Dobbiamo specializzarci solo in quello. A quel punto probabilmente l'operatività potrà diventare
anche leggermente più frequente su quella coppia di valute, cioè andremo a lavorare con magari qualche posizione in più su quella e non avendo altri mercati, quindi dovremo appunto specializzarci su quella dinamica di prezzo. Io sinceramente ho preferito dire prendo un ventaglio di 6-7 mercati, che sono le 3-4-5 coppie di valute principali, oro e Standard & Poor's 500, e da questi li conosco bene. Sono diventato specialista di pochi mercati, quindi il mio consiglio è non andare a ricercare qualsiasi segnale, qualsiasi input, qualsiasi strategia su ogni mercato, indici, coppie di valute, azioni, bla bla bla. No, cerchiamo di diventare specialisti, conosciamo bene quello che facciamo. Altra cosa molto importante nel diventare specialisti, e qui posso capire che probabilmente molti di voi mi dicono sì Arduino, però io ovviamente devo fare anche altro, sì. Però ho visto che nel diventare specialista di una cosa, se durante il giorno, oltre al fare trading o diventare un trader, quindi studiare, imparare, eccetera, ho anche altri 1000 lavori che faccio, altre 1000 cose che faccio, difficilmente sono specialista del trading, perché se faccio trading, poi faccio altri 3 lavori, purtroppo anche il trading è un lavoro, e se faccio altre 1000 cose difficilmente riuscirò a specializzarmi nel trading e quindi in quelli che sono quei mercati. Quindi quando a volte mi chiedete se dovete fare anche, cioè se continuare il vostro lavoro eccetera, la mia risposta è sì, continuate il vostro lavoro, però è ovvio che più mettete cose da fare durante il giorno diverse da quelle che sono i mercati e più state ovviamente togliendo focus a quello. Questo non vuole tarparvi le ali, però è la realtà, cioè io noto che ormai da sempre, da quando ormai faccio trading, tutto il mio focus è nel trading, bene o male anche qua siamo su YouTube, parlo di trading, faccio dei seminari online di persona da tanti anni del trading, cioè la mia vita è focalizzata esclusivamente sul trading. Questo non significa che voi dovete fare lo stesso, però vi assicuro che se focalizzate l'attenzione sull'essere specialisti del settore che fate e quindi dare la maggiore importanza a quello, sicuramente i risultati saranno diversi. Bene, direi quindi che vi ho lanciato anche per questa settimana una pillola, era da un po' che non facevo queste pillole e questa settimana mi andava di parlare del diventare specialisti nel nostro settore e nel nostro settore specialisti in quella nicchia. Questo è. Quindi volete fare il Forex? Volete fare trading? Benissimo. Che tipo di trading volete fare? Multiday come me? Benissimo. Poi, volete fare il Forex? Fate il Forex. Del Forex ci sono 70 coppie di valute, prendetene 5. Questo è. Ok? Benissimo. A questo punto spero che il video vi sia piaciuto, quindi lasciate un mi piace. Io vi saluto, vi auguro ovviamente una buonissima giornata e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.